Ciao ragazzi, oggi vedremo come creare uno slider in HTML. Ma che cos'è uno slider, ti starei chiedendo? Ora, nel mentre che parlo, infatti, sto visualizzando alcuni esempi, così da farti capire meglio quello di cui parleremo in questo video e quello che inoltre impareremo a fare in questo video. Quindi ho deciso di parlare di come creare uno slider in HTML, CSS e jQuery. Poco jQuery, ma necessario. Cosa sono queste tre terminologie? Sono tre linguaggi di programmazione che uniti permettono di realizzare siti internet. Ma se tu non avessi mai visto né sentito parlare di HTML e non conoscessi questi linguaggi di programmazione di cui ho parlato prima, ti lascio dei bei link che li trovi in descrizione e anche qua sopra. Adesso proverò a farli passare 1, 2, 3 alla volta. Insomma, quello che impareremo a fare in questo video sarà proprio quello di realizzare uno slider, una galleria fotografica che permetterà di scorrere le fotografie e andare appunto a visualizzare più fotografie all'interno di un unico elemento che ovviamente potrà essere inserito a piacimento all'interno dei nostri siti internet. Ma non dilunghiamoci troppo e come al solito entriamo nel vivo di questo video. Allora, da dove iniziamo? Premetto che esistono diversi modi per andare a realizzare uno slider come quello che impareremo a fare in questo video. Io da qualche anno utilizzo una galleria jQuery con la quale mi sto trovando molto bene e permette in maniera molto molto semplice di andare appunto a realizzare uno slider o un carosello, comunque un effetto a rotazione che potremmo utilizzare per creare sia gallerie a mo' di slideshow, quindi gallerie anche full screen dove far scorrere immagini o altro contenuto, ma che potremmo appunto utilizzare anche per andare a creare delle piccole schedine da far ruotare, dove all'interno posizionare fotografie, testi, qualunque tipologia di elemento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che impareremo. Allora, basterà andare su Google e cercare all.js, all come gufo. Entriamo nel primo risultato di ricerca, che dovrebbe essere appunto allcarousel.js, e fin da subito ci rendiamo conto di quello che appunto offre, ovvero quello che ci permette di fare all è proprio quello di creare dei box, ok, dei div HTML, e ci permette appunto di farli ruotare. E ovviamente una volta che lui ci dà questo funzionamento, noi possiamo, grazie a questo funzionamento, se andiamo in demo, adattarlo a qualunque tipologia di esigenza, diciamo, che abbiamo durante la creazione, lo sviluppo di un sito internet, piuttosto che di una landing page o di una pagina particolare. Partendo semplicemente dall'esempio base, abbiamo modo di appunto creare delle schedine, in questo caso suddivise in 5, schedine, ma ovviamente abbiamo modo appunto anche di andare a responsabilizzare, quindi andare a diminuire la grandezza delle schedine man mano che diminuisco anche, vedi come in questo caso, la dimensione del mio schermo, quindi la dimensione della finestra, così che da mobile riesca a vedere un'immagine alla volta e invece da desktop posso vederne appunto 5. Cosa facciamo? Punto numero 1 è download, quindi scarichiamo il pacchettone di All Carousel, dopodiché andiamo ad aprirlo, quindi scompattiamo e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, c'è dentro una marea di roba. Quello che ci interessa in questo caso è situato all'interno della cartella docs. Apriamo la cartella docs, troviamo demos, e qui ci sono una serie di esempi che sono praticamente gli stessi che troviamo all'interno di demos. Cosa sono questi? Sono esempi di come appunto andare a suddividere la galleria, piuttosto che lasciare uno spazio, piuttosto che andare a avere un auto width, quindi avere le schedine con grandezza differente come in questo caso. Insomma, qui avremo modo di capire effettivamente come andare a creare lo slider sulla base delle nostre esigenze. In questo video vedremo il funzionamento base, quindi direi di partire dall'esempio basic, vediamo se è questo. Esatto, sì, quindi direi di partire dall'esempio basic. Cosa facciamo? Vabbè, allora, tra l'altro qui ci viene già indicato come fare, quindi in realtà io, senza aprire tutta questa ambaradan di roba, direi di partire dall'esempio qua principale. Ma ovviamente prima di tutto bisogna aprire un nuovo documento, indovino un po', HTML. Allora, apriamo il documento. Tra l'altro io mi sto trovando molto bene con Sublime, devo dire che mi sta veramente stupendo. Qua tra l'altro vado già a dire come HTML, poi HTML, ok. Apriamo quindi un nuovo documento. Cosa facciamo? Allora, andiamo ad aprire l'esempio di test basic, ok, giusto per capire come è fatto. E vediamo che all'interno vengono richiamati quattro tipi di file, e ti dico già quali sono. Il primo è questo, sono file CSS,
sono da mettere all'interno di head, e il secondo è questo, cioè sono questi due, quindi uno è jQuery normalissimo e l'altro è appunto il JS di Allcarousel. Ovviamente dobbiamo andare a metterli da qualche parte, quindi creiamo una cartellina, la chiamiamo slider. Ok, e all'interno andiamo a creare non so, un'altra cartellina chiamata risorse, dove andiamo a mettere queste risorse che sono situate in assets. Ok, all carousel CSS, poi all them default main CSS. Questi li prendiamo e li mettiamo qua dentro. Invece abbiamo un, eccolo qua, un all carousel.js, quindi queste tre risorse. Perfetto. Vado praticamente a mettere all'interno di risorse e qui dentro ci vado a salvare il mio file di esempio e lo chiamerò slider. E andiamo ovviamente a salvare il nostro file all'interno della stessa cartella. Ora cosa facciamo? Andiamo ovviamente a dare il percorso, quindi andiamo a variare questo percorso che dovrà essere risorse slash all carousel. Ok, risorse. L'unico è jQuery che a mio parere mi conviene andare online e cercare jQuery download, così da avere l'ultima versione di jQuery e andare a diciamo embeddare, quindi andare a incorporare direttamente l'ultimo jQuery. Basterà fra l'altro che selezionare questa voce e andare a metterla qui dentro. Dopodiché, cosa facciamo? Apriamo il file, tasto destro, visualizza sorgente pagina e clicchiamo sopra tutti i link. Vedi come in questo caso non sta funzionando, non lo sta prendendo. Andiamo a capire perché. All carousel CSS, vedi in questo caso io ho preso all carousel min.css, quindi in realtà ho sbagliato, dovevo andare a prendere qui dentro in assets. Google Carousel Min, questo qui, quindi vado a prendere questo qua lo cancello e forse ora, vediamo, ricarichiamo, ok, questo c'è, il dem neanche perché sto canando tutti, all dem default min, ok, allora il punto min è la versione minificata, quindi è la versione compatta. Vediamo se lo prende, perfetto. Infine abbiamo jQuery che è preso direttamente online e poi all carousel che c'è. Perfetto, dovrebbe esserci tutto. Quindi ora cosa facciamo? Andiamo a rifarci alla demo, andando a prendere appunto questo esempio, ok, questi div, li copiamo e li incolliamo all'interno del body, perfetto. Ok, a questo punto andiamo a prendere un bel jQuery Document Ready per attivare jQuery. Ok, se non avessi mai sentito parlare di jQuery, ti lascio un bellissimo link qua sopra o anche in descrizione dove puoi appunto trovare l'esempio base di jQuery, quindi iniziare ad attivare le funzioni delle librerie jQuery di default. Quindi attiviamo il Document Ready e ovviamente all'interno andiamo a metterci, sì, proprio questo codicello. Ok, così facendo già qualcosa dovrebbe iniziare a funzionare. Vediamo. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora ovviamente non c'è nessuno stile, quindi cosa faccio? Vado sempre all'interno del header e vado appunto a creare uno stile dove all'interno dico item. Ok. Dovrà essere width 100%, tanto comunque la sua grandezza sarà di 5, perché dopo vedremo questa parte qui e analizzeremo quello che dice. L'altezza di 400 pixel e un background color rosso. E voilà, perfetto, perfetto, perfetto. In questo caso cosa abbiamo fatto? Siamo andati praticamente a creare uno slider, ok, in automatico, composto da 5 schedine e appunto un menu di navigazione. Perché sono 5? Perché attraverso le funzionalità, le regole di all, abbiamo la possibilità di andare a impostare determinati valori, tra cui in questo caso il numero di schedine che
io dico essere 5 per una visualizzazione maggiore di 1000 pixel, in quanto quando io andrò a una, vediamo se ispeziono, non lo vedo meglio. Ok, perché qua in alto vedi che va a variare il numero. Questo vuol dire che quando io arrivo a essere maggiore di 1000 pixel avrò 5 schede, ma se scendo sotto i 1000 pixel, tac, ne ho 3. Ne ho 3 perché va a comandare questa regola dove va a dire che se è maggiore di 600 devono essere 3 item. Maggiore di 600 cosa vuol dire? Deve essere la larghezza della pagina, deve essere maggiore di 600 pixel, in questo caso invece è minore e quindi ne fa vedere, no scusami, in questo caso è maggiore, sì, ma è minore di 1000, quindi ne fa vedere 600. Stesso ragionamento quando arrivo a 1000, quindi arrivo ad avere un numero che è 1000, zac, come in questo caso 1016. Vedi da qua sopra che cambia, vanno a diventare 5. E questo fa praticamente scalare la nostra galleria in maniera automatica, molto molto comodo. Ovviamente io posso variare, posso dire di essere 4, basterà cambiare il valore, ricaricare la pagina e come per magia saranno diventate 4. Ora, questa parte qui è molto interessante perché io posso andare a elaborare questo slider in tantissimi modi. Posso mantenere la schedina così, posso ovviamente all'interno andare a scrivere qualunque cosa, posso andare a scrivere anche del testo, no? Posso andare a fare qualunque cosa e posso creare qualunque tipologia di contenuto che rimane inserito in queste schedine, oppure posso andare a creare appunto anche una galleria immagini. Ipotizzando di voler farne vedere solo una, io vado a mettere tutto uno, ok, così da avere un unico file. E in questo caso, cosa posso fare? Posso andare anche a togliere tutto il contenuto. Ok, andiamo a creare tre item, ok. E in questo caso io posso andare a dire a questo item qualunque cosa, quindi posso dire style, background color, o meglio facciamo così, background image, perfetto, URL, e vado appunto a, non so, mettere alcune immagini che scarichiamo adesso da Pixabay, sito gratuito per scaricare immagini. Mettiamo questa qui, ok, poi mettiamo un'altra immagine tipo questa, ok, ho trovato un JPEG, ok, quindi 1, 2 e 3, le mettiamo all'interno di slider, ok, cartella images, così da fare ordine, li chiamiamo 123.jpeg, perfetto, e in questo caso qua cosa faccio? Vado a dire di andare nella cartella images, 1.jpeg, ok, e poi vado magari a dire anche background, repeat, no repeat, background size cover, quindi va al 100%, e background position center, così da avere appunto la nostra immagine centrata. Vediamo, facciamo prima fare così, copiamo, incolliamo. Sto facendo un esempio veloce, però almeno ti faccio capire quello che si può andare a fare e i limiti che si possono avere. In questo caso, vedi, siamo andati a creare uno slider fotografico utilizzando comunque sempre la nostra galleria immagini. Ora, di default, Hull ci mette inoltre delle piccole freccettine per andare avanti e indietro e anche dei puntini che equivalgono appunto alle immagini che vengono appunto proposte. Possiamo andare però nella sezione docs, okay, del sito Hull Carousel e andare appunto a agire o modificare queste parti. Ovviamente utilizzando il CSS sarà anche possibile andare a prendere queste sezioni e appunto andare anche a modificarle. Potremmo dare, non so, un background color red. Non so, possiamo andare anche a ingrandirle 30 per 30, ok, color, vediamo se riesco a farlo, ok, font size 30 pixel, 50, 60, insomma possiamo agire come meglio appunto preferiamo in questo caso, quindi possiamo andare a agire sul CSS in maniera completamente libera. Io in questo caso sto variando il posizionamento della mia freccetta. Vediamo se riesco a posizionarla qui a sinistra. Questa qui è la previously, ok, quindi quella precedente. E quindi vado a dire che all prev, ok, all'interno del CSS, all prev dovrà avere queste regolucce.
Vediamo se riesce a prendermele tutte. Ok, non me le sta prendendo perché probabilmente, vediamo, vediamo, c'è qualche regola che sta sovrascrivendo. Eh sì, devo andare in questo caso a dargli un important, perché praticamente in questo caso le regole sono prese dal file fisico e in questo caso non ce le fa sovrascrivere, ma se andiamo a mettere l'important, che è la regola che va a dire non mi interessa se tu hai una priorità legata a un file CSS, tu con la regola important vai a sovrascrivere tutto quanto. E in questo caso vado a dare appunto le stesse proprietà anche a oNext, che è questa altra freccettina. Quindi oNext, do le stesse proprietà, solo che al posto di essere a sinistra, dirò di essere a destra. Vediamo se funziona. Voilà, perfetto. In questo caso, vedi, ho già customizzato leggermente la mia galleria. E ovviamente possiamo fare tutte queste modifiche. Possiamo andare ancora a vedere cosa ci offre. All, intanto dovrebbe anche esserci il play, vediamo le option, autoplay, eccolo qua, autoplay. Autoplay è una proprietà che possiamo andare ad aggiungere qui dentro, quindi posso dire autoplay due punti vero, quindi true, dovrebbe andare virgola, infatti perfetto, con la regola autoplay siamo andati appunto a settare in maniera automatica appunto il movimento delle slider senza dover ogni volta andare a cliccare sulle freccette. Poi ovviamente cliccando sulle freccette io ho comunque modo di andare avanti e indietro, ma anche qualora non facesse niente perlomeno posso creare una continuità di movimento. Bene, non mi dilungo, spero che ti sia piaciuto questo video, ti invito ad andare appunto su All Carousel e andare appunto a sbirciare in tutti quelli che sono gli esempi. E il mio consiglio è proprio quello di scaricare questa libreria utilizzando HTML e CSS per andare a modellarla e sviluppare l'effetto desiderato. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, se ti è piaciuto lascia un bel like per supportare il canale e noi ovviamente come al solito ci vediamo nel prossimo video.